Cari amici di Televignole, oggi vi parlerò di uno dei più importanti congressi scientifici nella storia d'Italia e forse d'Europa. Si tratta di un congresso che si tenne proprio nel Trentino Alto Adige, a Trento e Bolzano, nel 1930. Congresso della SIPS, vale a dire la Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Questo congresso ebbe due sedi, dal 7 al 10 settembre del 1930, come abbiamo detto, a Bolzano, e dall'11 al 15 settembre dello stesso anno a Trento. A Bolzano i lavori vennero presieduti dal presidente della SIPS, barone Gian Alberto Blanc, laureato in chimica e in fisica, titolare della cattedra di geochimica all'Università di Roma, vicepresidente del CNR e deputato al Parlamento. E si tennero alternativamente al Teatro Comunale e dalla Scuola Adelaide Cairoli a Bolzano. Ospite d'onore di questa sezione bolzanina fu Balbino Giuliano, ministro della pubblica istruzione. I lavori iniziarono con l'omaggio al presidente del comitato ordinatore del congresso, Paolo Orsi Roveretano, archeologo tra i maggiori che l'Italia abbia mai avuto, senatore del Regno. A Trento i lavori si svolsero prevalentemente nel Museo di Storia Naturale, ma si affacciarono anche al Teatro Sociale e al Castello del Buon Consiglio. Ospite d'onore della sezione trentina fu il principe di Udine, cugino e rappresentante del re Vittorio Emanuele III. Nei 9 giorni del congresso della SIPS, al tavolo dei relatori, si avvicendarono scienziati di valore mondiale assoluto: Guglielmo Marconi, Orso Mario Corbino, Enrico Fermi, Franco Rasetti, Alberto De Stefani, Luigi Devoto, Gaetano Fichera, Agostino Gemelli, Giovanni Gentile, Guido Dormea, Alberto Asquini, Francesco Severi, Giuseppe Gerola, Letterio La Boccetta, per non citarne che qualcuno soltanto. Furono tanti e tanto qualificati i relatori e così fondamentali i temi illustrati e discussi, così come i risultati esposti, che quel congresso è tuttora considerato uno dei più importanti consessi scientifici mai tenutisi in Italia e forse, come si diceva, nell'Europa intera. La relazione di apertura della sessione trentina venne tenuta proprio da Guglielmo Marconi, senatore del Regno, il quale parlò sul tema fenomeni accompagnanti le radiotrasmissioni. L'illustre scienziato venne accolto a Trento con entusiasmo generale. Il quotidiano trentino Il Brennero ne annunciò la relazione con un titolo a tutta pagina: Guglielmo Marconi, l'animatore dei silenzi. E Marconi non deluse le attese, pronunciò un discorso di valore epocale, accolto con emozione. Nonostante il regime vigente, Guglielmo Marconi concluse la propria relazione con un'affermazione coraggiosa che ebbe valore di vaticinio, ma implicitamente anche di rifiuto delle dottrine in voga all'epoca, parlando di pace. Siamo ben lungi, disse, dal sapere come pienamente utilizzare le portentose possibilità che ci offrono le onde elettriche, però le nostre cognizioni sul comportamento di queste onde, come su duello dello spazio che ci attorna, aumentano ogni giorno, pur lasciando in moltissimi di noi l'impressione che, in proporzione perlomeno uguale, si estende anche il campo delle cognizioni che ci restano ancora da acquisire. Le grandi conquiste già fatte ci permettono tuttavia di asserire ormai con certezza che per mezzo delle onde elettriche l'umanità non solo ha a sua disposizione un nuovo e potente mezzo di ricerca scientifica, ma sta conquistando una nuova forza e utilizzando una nuova arma di civiltà e di progresso che non conosce frontiere, e può perfino spingersi negli spazi infiniti, ove mai prima di ora forse è potuto penetrare il palpito o una qualsiasi manifestazione dell'attività e del pensiero dell'uomo.
Questa nuova forza, concludeva Marconi, la quale sta prendendo una parte sempre più decisiva nell'evoluzione della civiltà umana, è certo destinata al bene generale, col promuovere la reciproca conoscenza tra i popoli, favorendo in tal modo la pace, permettendoci di sempre più soddisfare un desiderio essenzialmente umano, quello cioè di poter comunicare fra di noi con facilità e rapidità, annientando quell'elemento potente di separazione che si chiama distanza. 5 mesi più tardi, il 12 febbraio 1931, Marconi, che pure si era molto avvicinato alla religione protestante, inaugurava la stazione radiotelegrafica ad onde corte della Città del Vaticano, costruita sotto la sua personale sorveglianza, ed il pontefice Pio XI leggeva al microfono una locuzione diretta ai popoli di tutto il mondo. E la parola di pace poté essere udita contemporaneamente in tutti e 5 i continenti. Il vaticinio del grande italiano vedeva la sua realizzazione. L'Italia onorò uno dei suoi figli più eccelsi ed amati, conferendogli nel 1902 l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, chiamandolo a far parte del Senato del Regno già nel 1914 e assegnandogli tanto la presidenza della Reale Accademia d'Italia che della Società Italiana per il Progresso delle Scienze e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Gli venne anche affidata la cattedra di onde elettromagnetiche all'Università di Roma e gli furono conferite 15 lauree da università di 10 diversi paesi. Vittorio Emanuele III gli conferì nel 1912 il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e nel 1920 quello di Marchese. E lo incaricò anche di rappresentare il nostro paese in importanti missioni internazionali, tra l'altro anche di ambasciatore negli Stati Uniti e di componente della missione italiana alla Conferenza per la Pace a Versailles. E non poteva esserci rappresentanza più prestigiosa, ma riconoscimenti importanti divennero da quasi tutti i paesi, persino da Giappone, Manciuria e Cina, nonché dalle accademie scientifiche del mondo intero. Nel 1933 gli Stati Uniti d'America decretarono che il 2 ottobre venisse definito Marconi's Day. Il congresso fu un'autentica pietra miliare agli effetti degli studi anche sull'energia alternativa, tanto per la particolarità dei temi affrontati quanto per il livello degli studiosi che su questi temi si impegnarono. E tra i temi affrontati, quelli relativi all'energia alternativa rivestirono posizione privilegiata. Antonio Capetti, che fu ordinario di macchine alle università di Palermo e di Padova, oltre che al Politecnico di Torino, dove fu anche preside della facoltà di ingegneria, svolse una dettagliata relazione, corredata di formule e grafici e riferimenti ad esperimenti, su ricerche sperimentali sull'uso di miscele diluite e di miscele fortemente preriscaldate nei motori a carburazione, ad alcol e a benzina. Capetti, che fu anche presidente generale dell'Associazione Tecnica dell'Automobile, spiegò le modalità degli esperimenti svolti, analizzò la natura dei diversi combustibili, le dosature delle miscele, la temperatura dell'aria prima del suo ingresso nel carburatore, lo strozzamento del gas, il confronto tra i diversi combustibili e le diverse dosature, e ancora il raffreddamento dovuto alla carburazione, il rendimento dei diversi carburanti, osservazioni sul modo di svolgimento della combustione nei diversi casi. Significative e interessanti per l'epoca, anche dal punto di vista della storia scientifica specifica, le conclusioni. Oggi, disse Capetti, assistiamo al rapido progresso nel campo delle costruzioni leggere e veloci, aeronautica e automobilismo, del motore ad iniezione. Peculiarità di questo motore nei confronti di quello a carburazione non è solo la possibilità di bruciare combustibili meno raffinati e meno pericolosi nella conservazione come la nafta, ma anche il miglior rendimento consentito
dal maggior rapporto di compressione e dalla diluizione assai maggiore che il sistema stesso di iniezione esige. Già allora il professor Antonio Capetti si poneva l'esigenza di rivolgersi ad un carburante alternativo e rinnovabile. Lui aveva pensato all'alcol derivato dalla distillazione di diversi prodotti, comprese le eccedenze e compresi gli scarti agricoli e forestali. Non si nascondeva i problemi connessi, che anzi affrontava annunciando studi successivi. L'alcol, disse, probabilmente per le stesse ragioni che la benzina, non sarebbe adatto a funzionare con quel sistema di accensione, ma qui gli sforzi combinati del chimico e del meccanico hanno ampio campo per cercare il surrogato nazionale anche della nafta, e perciò in questo senso che abbiamo intrapreso ricerche sperimentali su cui speriamo di poter presto riferire. Allora si trattava di risolvere un problema dell'Italia, tagliata fuori dalla disponibilità dei grandi giacimenti, non essendosi resa conto di quanto petrolio ci fosse nel sottosuolo della Libia, definita scatolone di sabbia. Non meno importante a questi effetti fu la relazione che domenica 14 settembre al Museo di Storia Naturale di Trento Serafino De Capitani di Vimercate svolse sul tema il problema dei carburanti alternativi sussidiari, specialmente per l'autotrazione pesante, nei riflessi dell'economia nazionale e della difesa dello Stato. Una relazione dettagliatissima, corredata da una serie di tabelle che illustravano applicazioni e potenzialità sui diversi procedimenti relativi a questo obiettivo. Tra le ricadute di quella relazione fu la nascita, qualche anno più tardi, nella zona industriale di Bolzano, della CEDA, la cui sigla inizialmente stava per carburanti e derivanti autarchici. In quello stabilimento si produssero anche acido solforico, superfosfati granulari, acido fosforico, alcol etilico e glicerina biologica, impiegando pirite, fosforite africana, melassa ed acido nitrico. Ma la ricerca di laboratorio per la produzione di carburanti alternativi costituì l'attività strategica, al punto che dopo l'8 settembre la conduzione del complesso venne affidata sotto la sorveglianza della Wehrmacht al tecnico tedesco Stolle, e addirittura gli impianti per la produzione della glicerina vennero trasferiti in Germania per ottenerne la nitroglicerina. Dopo la guerra, la lunga stagione del petrolio a basso costo fece ritenere anacronistica l'attenzione ai carburanti alternativi e sussidiari, che invece più tardi torneranno d'attualità. Sempre nel corso del congresso della CIPSA, nella riunione della sezione chimica ed applicazioni, Ubaldini relazionò su studi sulla costituzione di combustibili italiani, nella quale analizzò le possibilità di utilizzo delle ligniti. In quello storico congresso, Bolzano fu sede anche di uno dei primi documenti di valore scientifico sull'utilizzazione dell'energia solare. Accadde il 7 settembre 1930, allorché Orso Mario Corbino, che fu maestro di Enrico Fermi e poi ministro, nel corso di una riunione tenutasi alla scuola Adelaide Cairoli, tenne un'importante relazione sul tema energia idraulica e termica, nella quale tra l'altro tra i primi al mondo suggerì appunto l'utilizzazione dell'energia solare, affermando tra l'altro: è sorprendente l'immensità dell'energia che versa continuamente il sole sulla terra. Sopra appena un metro quadrato in montagna cade tanta energia per un minuto secondo da equivalere alla potenza di circa un kilowatt, e perciò su un cerchio avente meno di un chilometro di raggio viene tanta energia da superare quella che si può produrre con tutti gli impianti idroelettrici italiani messi insieme. Se anche il rendimento della trasformazione fosse non molto elevato, si riconosce subito quali grandi conseguenze economiche potrebbe avere la risoluzione del problema di trasformare direttamente quell'energia in energia elettrica. Le conseguenze sarebbero particolarmente favorevoli alla nostra nazione, poiché noi potremmo assistere
a una nuova immigrazione di ricchezza e di potenza verso i paesi come il nostro, tanto ricchi di sole e di minerali a base di metalli leggeri. Ma in quel famoso congresso della Società Italiana per il Progresso delle Scienze ci fu un'altra relazione di valore epocale con riferimento all'energia. La svolse sempre domenica 14 settembre 1930 a Trento, al Museo di Storia Naturale Enrico Fermi. Il titolo era Atomi e Stelle ed annunciava la nascita dell'era nucleare. Sempre nel congresso, nel corso dei lavori della sezione Chimica ed Applicazioni, il professor Livio Cambi, docente nelle università di Pavia e di Milano e autore di importanti studi di chimica organica ed inorganica, svolse una relazione sui processi di estrazione della magnesia dalla dolomiti, relazione che fu premessa all'insediamento dello stabilimento della società Magnesio e Leghe di Magnesio, realizzato nel 1937 nella zona industriale di Bolzano dal gruppo Saccarifero Veneto e di proprietà della famiglia Montesi. In quello stabilimento ci sarebbe abbozzato quello che fu forse il primo tentativo di utilizzazione dell'idrogeno come carburante del futuro. Il congresso ebbe un'importanza fondamentale anche per la medicina. Particolare interesse suscitò la relazione di Gaetano Fichera sulle possibilità di cura biologica del cancro, con la quale aprì nuove prospettive per lo studio e la cura del tumore con metodi meno invasivi e risultati più sicuri. Altra relazione significativa, sempre per la medicina, fu quella che il professor Filippo Bottazzi tenne sul tema fisiologia del lavoro muscolare. Collegata con la relazione del Bottazzi fu quella tenuta da padre Agostino Gemelli sul tema problema della psicologia sperimentale nello studio degli esercizi fisici. Ampia attenzione fu riservata alla matematica, intesa come fattore di progresso scientifico ed economico. Ettore Bortolotti, il 13 settembre, tenne nella sede dell'Accademia degli Agiati di Rovereto una commemorazione di Gianfrancesco Malfatti, filosofo profondo e geniale matematico di Ala, in provincia di Trento, che ebbe un ruolo significativo nei procedimenti di risoluzione delle equazioni di quinto e sesto grado. E sempre in questo congresso, forse per la prima volta, si parlò di astronautica e di propulsori a reazione. Luigi Gussalli fu tra i primi al mondo a svolgere sul tema astronautica e propulsori a reazione una relazione nella quale espose i risultati di studi sull'argomento ed il tema delle invenzioni volte a rendere più affidabile e veloce il volo venne affrontato anche in altre relazioni. Una sezione fu anche quella riservata alla scienza a sostegno dell'archeologia. Il professor Sergio Sergi, antropologo di valore mondiale, svolse al riguardo una relazione con taglio medico sul primo cranio del tipo di Neanderthal scoperto in Italia nel suolo di Roma. Il congresso servì anche per la riscoperta o la valorizzazione di temi e personaggi locali. In particolare vennero riscoperti in quella circostanza due grandi trentini, l'ingegner Luigi Negrelli, effettivo ideatore del canale di Suez e realizzatore della rete ferroviaria della parte meridionale dell'impero austro-ungarico, e il missionario Eusebio Francesco Chini, grande esploratore. I due personaggi nel corso del congresso vennero onorati con la realizzazione a Trento di monumenti celebrativi. Altro grande trentino ricordato nel corso dello storico congresso della SIPS fu Felice Fontana. Ne parlò il professor Guglielmo Bilancioni,
In una relazione dal titolo Felice Fontana, Trentino e gli studi sull'anatomia e sull'isiologia dell'orecchio e di altri organi di senso nella seconda metà del secolo XVIII. In conclusione, il congresso che la SIPS tenne dal 7 al 15 settembre 1930 a Bolzano, a Trento, fu sul piano scientifico uno dei più importanti mai tenuti in Italia e, come detto, forse in tutta Europa. Lo fu per il livello dei redattori e delle presenze, ma anche per i temi trattati, che riguardarono aspetti di grande attualità tuttora ed in alcuni casi con relazioni che oggi, alla luce dei fatti, possono essere giudicate profetiche.